Amici sportivi, ben ritrovati sul mio canale YouTube. Oggi torna la grande Champions qua su Pro Evolution Soccer 2018. Feyenoord e Napoli stanno per scendere in campo in questa quinta partita del girone F. Al nostro Napoli basterà portare a casa i tre punti per passare matematicamente agli ottavi di finale di UEFA Champions League. Eccole qua le due squadre. Ora l'inno della UEFA Champions League. Ci siamo pronti per andare in telecronaca di match. Prima però le due formazioni. La squadra olandese deve assolutamente vincere se vuole sperare in un posto anche in Europa League. Questa è la formazione olandese che schiera un 4-3-3. Vilenia, Amrabat, le sorprese a centrocampo per gli olandesi. Napoli che cambia 10 undicesimi rispetto alla partita scorsa. Dentro Mario Rui, fuori Ghoulam, freccia rossa. Per il resto stiamo abbastanza bene. Siamo pronti ora ad andare in campo. Primo pallone giocato dai padroni di casa del Feyenoord. Occhio ai padroni di casa subito, pericolosi con la conclusione di Carlson. Bravissimo Pepe Reina a rimanere in piedi fino all'ultimo. Occhio perché attacca ancora il Feyenoord. Pallone giocato benissimo a destra. Chiude però il nostro portiere in fase difensiva. Assiste però la squadra di casa con Jorgensen, destro sporcato. Pepe Reina la tiene lì. Siamo in sofferenza in questi primi 20 minuti di gara. Finta di tiro. Prova a disorientare, ci riesce il suo avversario. Mario Rui va alla traversone. Callejon! Napoli 1, Feyenoord 0, esattamente alla mezz'ora, passiamo avanti noi, bellissimo il colpo di testa di Callejon, è il suo quarto gol in questa UEFA Champions League, mamma mia ragazzi, mamma mia che Napoli, da rivedere Insigne. Qua provata a servire in qualche modo Mario Rui, un po' di fortuna, poi Callejon sovrasta il numero 33 del Feyenoord e la mette dove l'estremo difensore di casa non può arrivare. Bravissimo Callejon. Napoli 1, Feyenoord 0. E la palla per Insigne. Anzi, Insigne, finta di tiro, se la porta sul destro. Vai Insigne col destro a giro. Jones non era insidiosissima la sua conclusione, però ha cercato in qualche modo di impensierire come ha potuto l'estremo difensore di casa. Prova una serie di finte, ci riesce a rimorchio, il destro da parte di Van Persie, grande parata di Reina che ci tiene a galla. Vincere questa partita vorrebbe dire ottavi di finale. Angolo per i padroni di casa, dalla mandarina Van Persie con l'interno di piede mancino, va nel mucchio Hamsik, poi allontana Callejon, la palla che rimane lì rimbalza su un giocatore partenopeo. C'è ancora angolo per il Feyenoord, ancora il Feyenoord, mamma mia Reina, ancora Van Persie protagonista, il numero 32 del Feyenoord. Palla persa banalmente dal Napoli in fase difensiva, in fase d'uscita. Stiamo rischiando un po' troppo con questi tiri dalla bandierina. Mamma mia, salva sulla linea. Clamorosamente un giocatore del Napoli. Qua dobbiamo con calma risistemarci. Di ritorno per Dries Mertens che prova a tenerla, va a servire Insigne, destro a giro, mamma mia ragazzi, vicini al 2-0 con Insigne, ci ha provato il magnifico con questa conclusione a giro, la palla che termina di pochissimo a lato alla sinistra di Jones. Ora tutti
tutti a difendere questo 1-0. Finisce qua! Finisce qua! Siamo ufficialmente agli ottavi di UEFA Champions League, battendo il Feyenoord a casa loro per 1-0. Sono andato a simulare l'ultima partita del girone F. Tanto ormai eravamo qualificati dopo la vittoria contro gli olandesi del Feyenoord. Abbiamo pareggiato 0-0 contro lo Shakhtar e siamo arrivati primi con 11 punti. Il City rimane fermo a 8, quindi lo Shakhtar, anzi il Feyenoord, ha battuto il Manchester City a sorpresa. Per gli olandesi non è bastata la vittoria sugli inglesi, perché rimangono fermi a 7 punti, quindi parteciperanno all'Europa League. Noi passiamo come testa di serie. Andiamo ora a vedere quale sarà il nostro avversario di questi ottavi di finale. Benfica-Napoli, l'ottavo per gli azzurri. Poi Slavia-Praga-Besiktas, Atletico Madrid, Paris Saint-Germain, Juventus, Manchester United, Liverpool, Barcellona, Manchester City, Real Madrid, Rasenball Sports, Lipsia contro la Roma, Borussia Dortmund contro il Nizza. Questi il quadro completo del tabellone degli ottavi di finale di UEFA Champions League.